In diretta dall'ospedale San Martino di Genova, Luci a San Martino. Dediche, richieste, testimonianze su Radio Florentina. Nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia. Amarti e onorarti tutti i giorni. Ecco, ogni volta che entro al padiglione 6 ricevo una lezione sull'amore. E resto senza parole. L'amore di un genitore per i propri figli, di una figlia, di un figlio nei confronti della propria mamma, del proprio papà, l'affetto di una sorella, l'affetto dei tuoi compagni di classe che ti vengono a trovare. Sì, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia. Ciao Giulia, ti facciamo questa dedica perché ti vogliamo tanto bene. Siamo qua fuori dall'ospedale, ti stiamo facendo un saluto tutti insieme. Ciao Giulia! Che poi io l'ho sempre saputo, in tutti i momenti difficili, e volevo solo... Ciao, sono Antonella, mamma di Giulia. Il grande Lucio Battisti cantava: come può uno scoglio arginare il mare? Beh, mia piccola grande donna, tu oggi ci sei riuscita con questo grande gesto, coraggioso e immenso gesto che hai fatto. Sei la mia vita, grazie amore mio, grazie Giulia. Dove vai? Ciao, sono Anna e volevo dedicare al mio eroe, al mio guerriero, la canzone di Marco Mengoni, Guerriero. Il tuo eroe è tuo figlio. Il mio eroe è ovviamente mio figlio che... forse, io spero tanto, mi ha salvato la vita. Come si chiama? Si chiama Marco, anche lui. Insomma, sono tanto contenta perché mi ha dato questa grande opportunità e insomma, tutto sta andando bene e sono fiduciosa. Grazie di tutto. Levo questa spada. Eccoci qua, siamo insieme a... Patrizia. Patrizia in uscita. Spero, domani, spero. Cosa ti sentiresti di dire a tanti ragazzi, no? Che a volte scherzano e giocano con la vita? Sì, di non farlo assolutamente, perché la vita è un dono troppo prezioso per buttarlo via. E di pensare sempre per ogni azione che si fa alle conseguenze. E quindi conseguenze su se stessi, se uno fa male a se stesso naturalmente, e anche nelle azioni verso gli altri che possono portare dolore, sofferenza, non solo alla persona al limite a cui si fa del male, ma a tutte le persone che gli vogliono bene. E quindi niente, è una cosa è importante pensarci, pensateci ragazzi. La vita è un'opportunità, coglila. La vita è bellezza, ammirala. La vita è beatitudine, assaporala. La vita è un sogno, fanne una realtà. La vita è una sfida, affrontala. La vita è un dovere, compilo. La vita è un gioco, giocalo. La vita è preziosa, abbine cura. La vita è una ricchezza, trafficala. La vita è un amore, godine. La vita è un mistero, scoprilo. La vita è una promessa, adempila. La vita è tristezza, superala. La vita è un inno, cantalo. La vita è una lotta, accettala. La vita è un'avventura, rischiala. La vita è felicità, meritala. La vita è la vita, difendila.
Ciao Luigi, Don Peppino. Volevo salutarti. Vorrei che tu sentissi la mia presenza, quella della parrocchia, il bene che ti vogliamo. Siamo sempre lì accanto a te in preghiera e chiediamo costantemente al Signore di guarirti, di farti tornare presto tra noi. E cosa dirti? Io vorrei affidarti alla Madonna. Siamo nel mese di maggio e vorrei farlo con la canzone di Don Mimmo, la bellissima canzone Maria Poesia, l'avrai sentita altre volte. Ecco, è un modo per chiudere così anche questo mese mariano nel quale abbiamo pregato costantemente, ti assicuro, ogni giorno per te ci sei stato presente. Ciao Luigi, ciao. Caro Luigi, insieme a Don Mimmo vogliamo dare voce a una dedica speciale per te da parte di tua moglie, Maria. Ciao Don Roberto, sto tornando a Napoli. Ci rimango un paio di giorni per stare con le ragazze e andare al lavoro. Ti invio questa canzone. Mi ha accompagnato tutti questi giorni quando mi recavo all'ospedale. Luigi è il mio Gesù abbandonato. L'immagine di lui sulla croce la visualizzavo e per il grande amore che provo per lui decidevo di abbracciarlo. Questa canzone mi ha dato e mi dà forza. La canzone si intitola Inri. Io non ritorno indietro. Ci vediamo presto. Ha senso solo così, perdonando. Vi ringrazio tutti, sono Luigi Ricci. Grazie che mi state sempre vicino e con le vostre preghiere mi tenete tra le braccia del Signore. Lo so che siete tanti e vi ringrazio. È una dedica speciale a mia moglie e ai miei due figlie che sono grande e a Luisa, mia sorella, che mi sta sempre vicino. Che gioia la notte. Allora vorrei salutare mio padre per questo periodo un po' brutto che sta attraversando, augurandogli una presta guarigione e gli auguro di non mollare mai e di restare sempre forte con me, sua figlia Enza. A lui dedico la canzone di Max Pezzali, Io ci sarò, per fargli capire appunto che io sarò sempre a fianco a lui come ho sempre fatto. Ciao, sono Giovanna, dedico la canzone di Adriano Celentano, Quello che non ti ho detto mai, a mio marito Savio. Allora, 13 anni di fidanzamento, 25 anni di matrimonio, un amore indissolubile. Ci siamo amati per tutta la vita. Questo è un periodo difficile e ancora tu oggi mi dai la forza e l'amore necessari per andare avanti e combattere. Ti amo, amore mio. Tra poco finirà tutto. Grazie di tutto. Ciao, mi chiamo Fiorenzo. Sono qui al San Martino, padiglione 6, primo piano, che ho fatto un trapianto di midollo. Da circa, sono 21 giorni che sono qui. Volevo fare una dedica a tutto lo staff medico, a partire dalla dottoressa Raiola che mi ha seguito dall'inizio alla fine e da tutto il suo entourage, diciamo, gli infermieri, tutti quelli che operano all'interno. Un grazie di cuore per tutto quello che avete fatto per me. Non ho più parole. Grazie mille di tutto. Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia. Io sono Patrizia e dedico questa canzone a Bruno, il mio grande amore di tutta una vita, con l'augurio che veramente tutte le cose procedano per il meglio per tanti 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 anni ancora. Ti amo, amore. Cosa per me Radio Fra le Note? È una compagnia, è un passatempo
ed è stato un grandissim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 o aiuto. Grazie, ciao, a presto, buona serata. Ciao a tutti, sono Nick e volevo salutare tutte le persone che si trovano in ospedale in questo momento, persone che stanno soffrendo. Volevo fare un saluto di affetto, ma soprattutto mandare un abbraccio grande a tutti i bambini che stanno ascoltando. So che tanti di voi richiedono le mie canzoni, sono molto felice di questo. Spero che la mia musica possa anche portarvi compagnia. Vi mando un bacio, un abbraccio grande e vi voglio bene. Spero che guarirete presto. Vi abbraccio con tanto affetto. Ciao ragazzi, ciao. Siamo fatti per amare. Ciao, sono Franco di Belluno. Per me Radio Fra le Notte è ed è stato anche uno strumento molto importante per portare fuori da me stesso le emozioni e tutte quelle sensazioni che maturavano in me durante la fase di prima linea della malattia che ancora sto combattendo. Sono profondamente convinto che queste cose che si provano molto intense non vadano tenute dentro, chiuse all'interno di noi, ma vadano portate all'esterno. Saluto tutti gli amici di Radio Fra le Notte e anche un plauso al loro costante impegno in radio, dedicando loro la canzone Video Kill the Radio Star. Ciao a tutti. Dopo pochi giorni che sono tornato a casa mia, questo a 4 mesi e mezzo successivamente al trapianto di midollo osseo, ho sentito forte il bisogno di continuare quella condivisione che sto facendo con gli altri anche del percorso della mia malattia, e per questo, visto che nel mio hobby faccio il regista, dopo non molto che ero a casa, ho deciso di partecipare ad una delle varie proiezioni nella mia provincia del film Storia del tempo inutile, di cui sono il regista, che parla di una donna malata di SLA che con coraggio però affronta la sua malattia anche se non gli dà scampo. E praticamente ho voluto appunto fare una veloce apparizione proprio alla fine del film, perché non potevo stare lì a lungo, gli ultimi minuti, per arrivare lì proprio nella sala di proiezione con la mascherina che mi contraddistingue per la lotta alla malattia che sto ancora combattendo. Però il fatto di essere andato lì alla fine 5 minuti era per me importante per dare un segnale molto forte, che è stato recepito dal pubblico, che nonostante tutto si può lottare, combattere fino all'ultimo secondo con tutte le nostre energie proprio per tornare alla vita e tornare a vivere. Questo le persone in sala l'hanno capito, questo volevo trasmettere loro e sto cercando di condividere con tutti, perché l'energia che sento dentro, che sto utilizzando per cercare di sconfiggere il mio male, se ci riuscirò, voglio che sia così un qualcosa da dividere anche con gli altri, quasi volessi dividere parte di quella stessa energia con chi magari ne ha un po' meno, crede un po' meno nell'ottimismo in se stesso, ecco. Quindi questo è il messaggio che ho voluto dare e che volevo condividere anche con voi radioascoltatori. E per essere forti vorrei dedicare a tutti quelli che ne hanno bisogno la canzone Titanium, perché alle volte bisogna essere veramente forti come il titanio. Ciao, sono Damiana di Belluno. Vorrei dedicare la canzone Beautiful That Way di Noah alla vita e alle cose belle della vita, all'amore in qualsiasi sua forma, all'amicizia, a quelle amicizie che sono appena nate e a quelle che durano da una vita e che continueranno a durare una vita, ai rapporti sinceri, a quelli veri, autentici, quelli che ci fanno stare bene, che fanno bene al cuore,
alla musica che ci fa compagnia ogni giorno e rispecchia i nostri stati d'animo, ai bambini che la vita l'hanno appena cominciata e agli anziani che in questa vita ormai ci sono da tanti tanti anni, alle emozioni, alle risate fatte di gusto e anche ai pianti, perché anche quelli fanno parte della vita e se non ci fossero non ci farebbero apprezzare le cose belle. Ciao. Ciao a tutti, sono Rocco e niente, volevo dirvi che è una settimana che sono a casa e vorrei ringraziare mia moglie Marina che mi accompagna in questo viaggio e anche Don Roberto e Don Agostino che sento vicino a me in questo momento. E vorrei anche fare un grande, grande grazie a tutte le persone che stanno vicino, a quelli che non stanno bene. Grazie di esistere. Alba Chiara di Vasco Rossi. Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli. Ciao a tutti da Adriana, vi dedico E già di Vasco Rossi. Ciao. Già. Buonasera a tutti, sono Maria da Torre del Greco e questa sera la dedica la faccio a tutte le dottoresse, in particolare le mie dottoresse, la dottoressa Raiola e Dominietto, e anche a tutti gli infermieri del reparto di ematologia. Sono persone straordinarie, sono angeli e di una professionalità veramente straordinaria. Voglio dedicare la canzone di Vasco Rossi, Già. Un bacio a tutti, ciao. Quando scende la sera e ci ritroviamo soli, il silenzio ci parla. Talvolta è assordante, talvolta lascia la voce alla coscienza, talvolta a parlare sono le paure, le incertezze, le fragilità. Quando a tradurre c'è la speranza, tutto può assumere un altro significato. La canzone che vi dedichiamo è La voce del silenzio, nella versione cantata da Andrea Bocelli. Ciao, sono Sasà. Faccio una dedica velocissima perché sono stato fuori con i miei figli Don. Allora faccio una dedica alla dottoressa Raiola e alla dottoressa Giordana e al mio amico Zitto. La canzone è Pino Daniele quando chioma. Ciao, sono Suor Lucia, l'amica di Don Roberto. Non vi conosco, ma vi sono vicina, sia alle famiglie sia ai bambini, e vi voglio tanto bene. Capisco cos'è la sofferenza, perché io l'ho provata. Però accettiamo questo momento e vi prego, non lasciatevi rubare la speranza. Quante notti noi pregammo senza chiederci se in quel buio fosse già la nostra verità. Paura non avrai, la fede sa proteggerci, la speranza può cambiare la nostra realtà. Quanti miracoli sono tra noi e condividerli tu potrai se crederai. Questo è il tempo in cui sperare non è facile, è la gioia che c'è in noi.
via, ed ora sono qui, il cuore è così fragile, cerco in Dio la forza che io non ho avuto mai. Vedrai miracoli se crederai, la fede non si può fermare. Se crede.